In questa piazza accadde una volta una manifestazione per la pace e io ero fra i tanti presenti, non ero l'organizzatore di quella manifestazione, no? C'erano centinaia di persone, non ero per nulla l'organizzatore, ma aderivo perché abbiamo sempre sostenuto i valori della pace, così come adesso che anche questa manifestazione è per la poesia e per la pace, è nel mondo questa poesia, no? E in quella circostanza mi vide venire uno che mi fa: scusi, posso leggere questa poesia? E non aveva la forza di... Dov'è Carmela? Dov'è Carmela? Carmela dice: devo leggere la poesia. Invece questo ragazzo allora mi fa: posso leggere questa poesia? E io gli dissi: ma io non sono l'organizzatore. Dice: ma io vorrei leggere questa poesia. Sapete chi era? In questa piazza ho conosciuto Corrado Bono. E la poesia è questa, a proposito della pace. Terra di pace. Non voglio la neve per vedere cristalli, non voglio fanciulle che piangono. Mi piacciono i mari calmi che sfiorano dolcemente terre di pace. Grazie. E mi è piaciuto che lui, ad esempio, se lo sia ricordato, perché non è che noi, ripeto, noi non facciamo prove come fanno in televisione, al teatro, fanno settimane, non siamo truccati, siamo così come siamo, no? E Corrado si è ricordato la poesia a memoria, che è una delle cose belle che possono accadere, di ricordare Borges, lo scrittore Borges diceva: non ricordo i miei versi, ma ricordo i versi belli che ho letto, e che ritengo sia più importante ricordarsi quelli che uno ha letto piuttosto che i propri, no? E bravo Corrado, comunque tu ti ricordi questi e quelli, immagino, no? Vuoi recitare una poesia prima che io passi al disvelamento di questa targa? Perché nel caso che noi abbiamo difficoltà a inaugurare sul posto, le diamo a mano, ma ora poi procedendo ne inaugureremo una stasera e una domani mattina. A proposito che ci troviamo qua, domani mattina l'appuntamento è in quell'angolo lì della piazza, dove c'è quel bar che si chiama Girlando, ci incontreremo lì domani mattina, in quell'angolo che sta proprio lì, quindi vi raccomando domani mattina. Allora, poesia di Corrado e poi la tarda. No, non è mia, io do voce a Pierpaolo Pasolini, parte la scritta, questa poesia del 1961, si intitola Alla mia nazione. Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati e diagrati, prefetti godini, avvocatucci unti del brillantina e i piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zipicotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci pascolano sospingendosi sotto gli inglesi palazzotti tra case coloniali scostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esiste. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. Pierpaolo Pasolini, grazie. E allora, questa è la targa che consegniamo ufficialmente a Corrado, dove sta scritto qualcosa che riguarda la possibilità di godere del momento, dell'incanto del momento. Si intitola Attimo. Ogni attimo scava, si rinnova ed apre tragitti nuovi, non identici, che sbocceranno o no. Corrado Bono. In ogni targa c'è un QR code che voi vedete nella quarta di copertina di tutti i libri nostri, che è inquadrato dai nuovi smartphone, indirizza alla pagina che abbiamo creato a ciascun autore, quindi in questo caso a quella di Corrado. Corrado, e poi ti devi stabilitare, Corrado. Bravo Corrado. Corrado, sapete perché? Perché ho il piacere di significare sta cosa a Corrado, perché Corrado rappresenta in persona la possibilità della maturazione che ogni artista, ogni poeta può avere. Corrado oggi
non è quello che era ieri o l'altro ieri. Corrado ha testimoniato una grande crescita, non solo umana, perché poi diciamo che quando uno sviluppa delle competenze, sviluppa delle competenze anche nel piantare meglio un chiodo, non solo nel fare ottimi versi, perché le competenze sono a raggio, che si allargano, quindi è cresciuto tanto e io posso dire di averlo visto crescere. Quando lui si attenziona su Pasolini, per esempio, no? Lui legge Pasolini, lui non, le scelte che fa, bravo Corrado, volevi dire? E poi finiamo, L'ultima corrada, dato che siamo qua, svolgiamo la nostra terra natia, dato che siamo in questo, svolgiamo la nostra terra natia, percorso di scruto gente, visi e sguardi, incontro persone gioiose, fantastiche e no, visito luoghi, vari aspetti e istanti dove scorre il tempo, scopro l'identità, amo la terra natia con l'intera attrazione. Grazie. Bravo. A proposito di terra natia, un omaggio alla nostra città.